Ancora arresti in Lombardia e in altre zone del paese contro il clan Mancuso. I carabinieri di Milano hanno eseguito 7 arresti per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si tratta della seconda fase dell'operazione Grillo Parlante. Mostra di presepi anche al Pirellone, nell'atrio dell'Auditorium Testori hanno trovato posto i presepi provenienti dal Museo di Dalmine. Vi resteranno per tutto il periodo natalizio. Sembravano due facoltosi clienti malviventi, un uomo e una donna, che hanno rapinato un antiquario in un prestigioso negozio del centro di Bergamo. Si sono portati via ben 200.000 euro. Hanno utilizzato un'auto come ariete i malviventi che hanno svaleggiato un noto negozio di abbigliamento di Coccaglio. Notevole il valore della merce rubata, ingenti anche i danni. È stata una stagione da dimenticare per la coltivazione più caratteristica del Lodigiano, il mais. Lo ha confermato il presidente di Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza, Antonio Boselli, nel corso del tradizionale incontro di fine anno con i giornalisti. È stata l'occasione per fare il punto sull'intero settore con una particolare attenzione all'allevamento, fiore all'occhiello dell'agricoltura locale. Le prospettive, malgrado le difficoltà, buone, soprattutto se si riesce a valorizzare l'appuntamento del 2015 con l'Esposizione Universale Milanese. 1.500 capi di abbigliamento di una nota griff contraffatti sono stati sequestrati in un negozio di via Bramante a Milano. Denunciato un cinese di 27 anni responsabile dell'attività commerciale. Hanno messo a disposizione degli allievi della Vergognone di Lodi 60 bottiglie del loro ultimo nato, lo spumante Dolce Vite, e li hanno invitati a realizzare un'etichetta da folli geniali. E quelli che hanno fatto i titolari della Poderi San Pietro, nota azienda vitivinicola di San Colombano all'Ambro. Ne è scaturito un concorso che ha visto il successo di Lorenzo, uno degli allievi della Vergognone, seguito subito dopo dal lavoro realizzato da Angelo. Un uomo di 64 anni è caduto da una impalcatura a 4 metri di altezza ed è rimasto gravemente ferito. È accaduto in via Arrighi a Milano. È ricoverato al Niguarda in prognosi riservata. I carabinieri hanno scoperto a Mediglia un deposito di fuochi artificiali clandestino. L'uomo di 66 anni pregiudicato ne aveva ben 130 kg. Nella perquisizione sono stati trovati anche 10 grammi di cocaina. È stato arrestato. Auguri di Natale in musica dalla scuola Monteverdi di Crema. Si inizia venerdì pomeriggio nella sede della scuola con l'esibizione dei gruppi vocali e strumentali dell'istituto. Sabato sera invece appuntamento nella parrocchiale di Chieve per il concerto del coro giovanile. Domenica pomeriggio infine sarà il trio specializzato in brani gospel e spiritual a concludere gli auguri in musica nella chiesa di San Bartolomeo a Crema. L'altra sera i carabinieri di Bagnolo Cremasco hanno denunciato alla procura di Cremona un 27enne lodigiano alla guida di un furgone di una ditta di San Martino in strada. È stato trovato a Vaiano Cremasco in possesso di 26 grammi di marijuana, altri 23 grammi di hashish sono stati trovati nella sua abitazione. Un'azienda alla Mirandolina di Codogno è stata rapinata da 3 uomini che hanno fatto irruzione negli uffici dove si trovavano 2 persone. Sotto la minaccia di una pistola si sono fatti consegnare cellulari, portafogli e poi sono fuggiti. Il bottino ammonta a circa 3.000 euro. Le campagne della pianura padana, il corso del Po, le scorci della Trebbia sono i panorami più caratteristici che ispirano l'attività dell'artista piacentino Luigi Carini. Fino ai primi di gennaio i suoi quadri sono in mostra a Cremona nei locali di Immagini Spazio Arte di via Beltrami. La personale è stata presentata al pubblico cremonese dal critico d'arte bresciano Gianluigi Guarneri. Ultima novità di Carini, quadri dedicati ai fiori, sono un ulteriore omaggio alla bellezza della natura.
Due romeni sono stati denunciati dai carabinieri di Vescovato per tentato furto aggravato. I due, di 40 e 27 anni, avevano tentato di rubare cellulari da una vetrina nel centro commerciale di Gadesco.